Eravamo consapevoli che una modifica così profonda del regolamento, che non si toccava da 20 anni, ricordo, del regolamento ZTL, avrebbe portato sicuramente la necessità, dopo un periodo di monitoraggio, di apportare gli opportuni adeguamenti alla misura per renderla ottimale. Abbiamo operato in tal senso, raccogliendo tutte le osservazioni dei singoli cittadini, le richieste di deroga pervenute alla Commissione e anche le osservazioni delle categorie di riferimento. Gli incontri che si sono svolti, nei quali abbiamo illustrato le modifiche apportate, tutte le categorie si sono ritenute soddisfatte perché sostanzialmente, siamo andati a coprire tutte quelle piccole problematiche che si erano venute a creare, soprattutto, o direi esclusivamente in relazione alle fasce orarie, di carico-scarico merci e la possibilità di intervenire anche nelle zone interdette per alcune categorie di utenti. Mentre non è stata allargata la platea degli aventi diritto alla ZTL, quindi il principale obiettivo che ci eravamo posti, cioè quello di una drastica diminuzione del numero dei permessi, verrà comunque raggiunto, perché in una città con circa 80-85 mila persone di maggiore età è impensabile che 23 mila persone hanno esigenza e diritto al permesso della ZTL.